Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Campana in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi siamo in compagnia di Pina Guida. Ciao a tutti! Che ci aiuterà nella canzone di ultimo che tanto mi avete richiesto, che è Sogni Appesi. Cantare in libertà. Bene ragazzi, la canzone di oggi ha tre accordi all'inizio nella strofa che sono Fa diesis minore, quindi dove ci sono i due tasti neri sappiamo che a sinistra c'è il Do, Re, Mi, Fa, questo è Fa diesis, La, Do diesis, forma il Fa diesis minore. Poi ci sarà il La maggiore, quindi Sol, La, La, Do diesis, Mi, avremo il La maggiore, e poi il Re maggiore, che è Re, Fa diesis, La. E la strofa fa così. Provo a dimenticare scelte che fanno male, abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire, quando dovrò incontrarlo. Come abbiamo visto, ci sono due battute per il Fa diesis minore, due per il La e quattro per il Re maggiore. Poi la canzone va sempre avanti così fino al ritornello, che avrà sempre questi tre accordi suonati nello stesso modo. Vi facciamo ascoltare. Dimmi che cosa resta se vivi senza memoria, perdo la voce, cerco la pace, lascio che la vita viva per me. E dimmi che cosa senti se scopri di avere paura, brucio i consigli, alzo il volume, l'ansia nascondi i sorrisi che ho. Eccetera, eccetera. La canzone va sempre avanti con questi accordi fino ad una parte in cui si aggiungono il Mi maggiore, quindi Do, Re, Mi, Mi, Sol diesis, Si, forma il Mi maggiore, e il Do diesis minore, quindi Do diesis, Mi, Sol diesis, e Mi diesis, e Do diesis minore, e poi ci sarà anche il Do diesis maggiore, quindi il Mi si sposta a Mi diesis, che nel nostro caso è Fa. Quindi questo è maggiore. E vi facciamo sentire come fa. Dimmi che cosa vedi quando ripensi a domani, quali domande, quante risposte, forse domani, ripeti forse. E vivo coi sogni appesi, vivo coi sogni appesi, e girano le pareti, io vivo coi sogni appesi. E questa è la parte, diciamo, con degli accordi diversi, poi per il resto la canzone si ripete sempre allo stesso modo. Bene, come abbiamo visto, anche questa era una canzone semplice da suonare al pianoforte. Io vi lascio comunque in descrizione un link su dove trovare il testo con gli accordi, poi altri due link riguardanti gli accordi da imparare al pianoforte, ed infine la diteggiatura per entrambe le mani. Ringrazio Pina per averci dato una mano. Fatti 5! E ci vediamo al prossimo video.